Salve a tutti ragazzi, e in questo video torniamo a parlare di lavoro in Germania e soprattutto di quelle occupazioni disponibili, soprattutto durante questi periodi di chiusure, semichiusure, chiamatele come vi pare. Prima di iniziare questo video, ho ripulito un attimo la piazza qui. C'era un po' tanta di sporcizia per terra. Se magari tutti facessimo un po' il nostro micro compitino, se vediamo qualche plastica per terra, qualche schifezza che qualche essere umano ha lasciato, facciamo nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa, raccogliere la robaccia e buttarla dentro gli appositi cestini che sono qui. Ce ne sono tanti, vedete? Ce ne saranno 20, ma i deficienti, pur di non sforzarsi un minimo a raccogliere la robaccia e buttarla dentro gli appositi cestini, insomma, veramente sono persone frustrate queste che sporcano, sono persone che svogliate, mangiano, lasciano lì tutta la loro robaccia di plastica, uno schifo. Se possiamo, insomma, contribuire a fare qualcosa, ognuno nel suo piccolo, sarebbe una cosa molto bella. Oggi porto all'attenzione dei vostri occhi questa compagnia chiamata Volt, Volt. Si tratta naturalmente di un lavoro di consegna a domicilio, tipo rider si chiamano, penso la parola che va di moda ora è rider. Dunque sarete dei rider, portate il cibo a domicilio come con Foodora o altre compagnie del genere. Questa è una compagnia tedesca, Volt. Vediamo cosa ci porta questa compagnia. Io sono già in questa pagina. Per accedere a questa pagina andate su Google, digitate Volt Jobs Berlin o Frankfurt, ovunque voi siate, e dopodiché dovrete cliccare nella loro pagina principale, ok? Una volta che cliccate nella loro pagina principale dovrete creare un account. Io non vi faccio vedere questi step perché dovrei condividere alcune informazioni private che non mi va. Una volta che creerete il vostro account dovrete inserire il vostro numero di telefono. Una volta cliccato su Continua riceverete un codice da inserire nel vostro con l'SMS. Un codice da inserire. Una volta inserito il codice sarete registrati e potrete incominciare a fare domanda di lavoro, che avviene naturalmente tutta online. Allora, questo l'ho messo in inglese. Avrete la possibilità di mettere in inglese, italiano, tedesco, qualsiasi lingua voi vogliate. Qui ti dice deliver when you want, cioè nel senso consegna quando vuoi, anche se lo sappiamo non essere proprio vero. Vediamo un po'. Allora, qui ti chiede quale veicolo vuoi usare per le tue consegne. La macchina, motorcycle, uno scooter, no? Oppure bike, la bicicletta. Mettiamo bicicletta. In which city do you want to deliver? Let's say Berlin. Ok. Mettiamo Berlino. How many hours are you available weekly? Quante ore a settimana vuoi lavorare? Mettiamo da 15 a 30 ore, per esempio. On which days you'd prefer to deliver? Quali sono i giorni da te preferiti per lavorare? Mettiamo, che ne so, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 4 giorni. Vedete che anche costoro vi vengono incontro. Noi lo sappiamo perché vi vengono incontro. Chiaramente non è uno dei lavori più ambiti di questa terra, ma come già dissi tantissime volte, meglio di stare a casa e non ricevere nessuno stipendio. Purtroppo viviamo in un sistema in cui per vivere c'è bisogno di guadagnare soldi. Do you have past experience as a courier?
Yes, no, hai esperienza come corriere? Mettiamo sì, perché no. Where did you hear about Bolt? Questa è opzionale e la saltiamo, non ce ne frega niente. Diciamo next, in tedesco, weiter. Thanks, that's it. Ecco, questo è tutto, ci dice. Grazie. Questo è tutto ciò che devi fare, con il sorrisino. Thank you, we are looking forward to reviewing your application as soon as possible. We'll be in touch with you shortly. E vi dicono grazie, non vediamo l'ora di revisionare, no? Di guardare, di, come possiamo dire, di analizzare la tua domanda di lavoro il prima possibile, as soon as possible. We'll be in touch with you shortly. Entreremo in contatto con te a breve, diciamo. Continua. E questo è tutto, ragazzi. Dopo penso che riceverete una mail, no? In cui vi danno tutti i dettagli. Vedete che è molto facile fare domanda di lavoro per questa compagnia. E questo è tutto per questa puntata. Se il video ti è piaciuto, dai un pollice all'insù, altrimenti dai un pollice all'ingiù. Commenta qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete domande, come al solito. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ricordatevi che se potete, quando vi fate le vostre passeggiate e vedete cartacce per terra, sporcizie che lascia l'essere umano, con le vostre mani, oppure compratevi uno di questi bastoncini che hanno l'uncinetto per raccogliere la sporcizia e buttatele dentro i cestini. Ci sono i cestini apposta, mannaggia. Arrivederci, ragazzi.